Abbiamo in linea la dottoressa Antonella Polverino, che è la legale rappresentante della cooperativa Civitas. Buonasera, dottoressa, e grazie per la disponibilità di intervenire in questo momento su questa questione abbastanza spinosa, vero? Buonasera a lei. Allora, da dove vogliamo incominciare? Come mai ad un certo punto c'è stato questo, come dire, capovolgimento di situazioni e quasi delle incomprensioni o se vogliamo un inclinamento dei rapporti tra la Civitas e l'ASL? No, allora innanzitutto il rapporto non è tra la Civitas e l'ASL, è tra l'ASL e Nestore, perché Nestore è quello che ha vinto l'appalto nel lontano 2012 e noi come consortiata, come Civitas, siamo la cooperativa esecutrice. Non c'è stato un inquinamento dei rapporti, semplicemente l'ASL sta prendendo delle decisioni che Nestore e a catena Civitas stanno contestando, perché insomma sono delle decisioni retroattive rispetto al presente e quindi ne stiamo chiedendo di prendere dei provvedimenti se vogliono prendere, che vanno comunque concordati, condivisi da adesso in poi, senza prenderli dal dicembre 2017 ad oggi. Mi sembra che dopo un anno e 2 mesi, insomma, pensare di retroattività e pensare di non pagare o di pagare diversamente prestazioni zarese sia, insomma, qualcosa di contestabile, e quindi noi lo stiamo contestando appunto. Ecco, andiamo per gradi. Quello di cui lei ci sta parlando ovviamente si riferisce a questi circa 700.000 euro che l'ASL avrebbe richiesto, ha chiesto in restituzione alla cooperativa. A che cosa si riferisce l'ASL? Perché praticamente il contratto che è stato stipulato nel 2012 era un contratto cosiddetto vuto perpino, per cui l'ASL pagava un tot mensilmente al consorzio per le prestazioni rese per il centro diurno e per la RSA Villa Mercede. Nel bando successivo, quello che poi insomma per diversi motivi è stato annullato dal TAR, ma non sto qua a parlarne perché non sta a me farlo, aveva deciso di pagare nel nuovo bando ad occupazione di posti letto, quindi diceva io ti pago per i posti effettivamente occupati mese per mese per il nuovo. A inizio febbraio, esattamente il 7, ha comunicato l'ASL a Nestore che avrebbe fatto un conteggio da quando non c'era un contratto formale, quindi dal 1° dicembre 2017, dei posti letto effettivamente occupati, dicendo io ti pagherò soltanto le prestazioni rese per i posti letto occupati, andando contro quello che era stato stipulato nel 2012, e nel capitolato d'appalto diceva che nel caso di prosieguo del servizio anche in assenza di proroga si sarebbero mantenuti gli stessi patti e condizioni. Quindi, dopo una decina di giorni, ha comunicato a Nestore che ha fatto i suoi conteggi e dovremmo ridare, Nestore e a catena la cooperativa dovrebbe ridare indietro 700.000 euro circa. Ovviamente Nestore ha contestato insomma, questa comunicazione dicendo sediamoci e rinegoziamoci da oggi in poi, come le spiegavo prima, ma al momento non abbiamo avuto risposta. Intanto però nel frattempo l'ASL ha proceduto ad un affidamento di procedura negoziale ad un'altra cooperativa del servizio nelle more di un nuovo bando. Sì, anche quello però che io sappia è stato bloccato da un ricorso, quindi sì, anche lei è in attesa di una sentenza ed è tutto fermo. E veniamo a questa nota dell'11 marzo con la quale vi annunciava al consorzio che praticamente dal 1° aprile sarebbe stato, come dire, utile, visto che non c'era più l'utilità del setting assistenziale della semi-residenzialità, dal 1° aprile, insomma, bisognava chiudere il diurno per farla breve. Esatto, sì, dal 1° aprile, perché l'ASL ritiene, come insomma, dalla nota che le ha citato, un servizio non utile perché negli anni non ha avuto insomma, un pieno e quindi ha deciso di chiuderlo. Di conseguenza noi siamo costretti ad operare dei licenziamenti. Ho una nota tecnica, non so se lei mi può rispondere, ma di quanti posti letto stiamo parlando nella struttura, se è possibile saperlo? Nel semiresidenziale o nella struttura o nell'RSA? Diciamo nella RSA in complesso e poi nel semiresidenziale nello specifico, se lei ci può dare questi dati.
sono dati pubblici da capitolato, che sono 29 posti letto e 20, massimo 29 posti letto e massimo 20 ospiti in semiresidenziale. È il capitolato che parla, è un dato pubblico. Tutto questo a fronte di 42 lavoratori? Dipende dai periodi, orientativamente sono 42, 43, 44, alcuni vengono chiamati in maniera occasionale quando ce n'è bisogno, però sì, quelli stabili sono 42, 43. Successivamente a questa nota e allo sciopero dell'altro giorno, il 25 marzo, Civitas comunica ai lavoratori con una comunicazione urgente il licenziamento collettivo. Anche il licenziamento collettivo è un dato tecnico perché per questo procedimento che è stato avviato il licenziamento collettivo è da 5 lavoratori in poi, anche se qualcuno l'ha travisato, ovviamente leggendo collettivo pensava che si trattasse di tutto l'organico, no, soltanto quelli che sono dedicati al centro diurno, che sono più di 5. E sono un massimo di? Che si parlava di 10, 12, 14. 10, no, da capitolato sono una decina. Quindi a conti fatti stiamo parlando che nel caso Civitas dovesse continuare il suo rapporto con l'ASL a Villa Mercede, stante le condizioni attuali, quelle nuove, cioè del non più come prima, ma per i posti letto occupati, ci sarebbe un taglio sull'organico, diciamo, di un massimo di 10 operai. Stiamo parlando adesso di posti letto occupati, stiamo parlando del centro diurno, non di posti letto occupati. Se l'ASL dovesse proseguire sul discorso della fatturazione sui posti letto, poi dobbiamo un attimo capire come si evolve quest'altra situazione. Dottoressa, lei sa Al che... momento, voglio dire, affrontiamo un problema per volta. Lei sa, dottoressa, che in studio con noi questa sera ci sono rappresentanti sindacali ed una rappresentante anche dei lavoratori. Lavoratori, certo. Allora, la domanda che le porgo per poi ascoltare anche la loro impressione, a questo punto, in che dimensione vi mettete come cooperativa e come consorzio? Cioè, capiamo che, insomma, siete un po' anche voi parte lesa di tutta questa storia. Di conseguenza, Noi i... siamo parte lesa, prima di tutto, nel senso, noi siamo parte lesa e ledere noi significa poi ledere maggiormente i lavoratori, perché a conti fatti noi abbiamo i nostri problemi con i conti correnti, con le banche e quant'altro. Chi ci va di mezzo? Perché noi dobbiamo garantire comunque che in struttura arrivi, per dire, il cibo per far mangiare gli anziani e siano garantiti i livelli assistenziali. Però diventa sempre più difficile garantire il pagamento dello stipendio agli operatori, quindi noi siamo parte lesa e a cascata la parte lesa sono i lavoratori, purtroppo, perché di tutto questo discorso chi lavora e porta avanti il servizio proprio sporcandosi le mani sono i lavoratori che vivono in questa incertezza sia del livello occupazionale che anche di quando percepiranno gli stipendi ad oggi maturati. Dottoressa, oggi è giovedì 28 marzo, il 1° aprile è praticamente lunedì Alle prossimo. porte, sì. Ecco, che intendete fare? Allora, noi ad oggi non abbiamo avuto né convocazioni dall'ASL né dal prefetto né dalla regione e quindi probabilmente dovranno partire questi licenziamenti. Dobbiamo sederci un attimo con i sindacati e capire. Quindi diciamo che lunedì, se non ci sono cose o comunque situazioni nuove, si andrà avanti con quanto annunciato nella nota del 25 marzo. Ma dal vostro punto di vista, voi avete provato anche con i vostri canali a creare un contatto con l'ASL, con la regione, insomma avete cercato una sponda, qualcuno che vi rispondesse, al di là delle vie ufficiali, voglio dire. Assolutamente, no, noi ci siamo mossi in modo ufficiale tramite gli avvocati, soprattutto Nestore, perché le comunicazioni sono maggiormente, come le spiegavo prima, tra l'ASL e Nestore. Noi lo siamo a cascata in quanto cooperativa esecutrice. Nestore ha risposto a tutte queste comunicazioni dell'ASL, mettendo per conoscenza il prefetto, i sindacati e gli sindaci dell'isola e non ha mai avuto una richiesta di convocazione. Per cui la cosa è passata, come dicevo, alle vie legali e adesso stiamo aspettando che comunque la magistratura faccia il suo corso con i suoi tempi. Nel frattempo continuiamo comunque questa corrispondenza perché ci aspettiamo che, vista la situazione non delicata, di più,
ci si decidano a convocarci per decidere tutti insieme il da farsi e come far andare avanti la struttura, indipendentemente dal giorno, proprio dalla struttura, perché penso che la situazione glielo può confermare la rappresentante dei lavori studio, è davvero bollente. Senta, una domanda tecnica. Lei, se non vado errato, si intende di questioni giudiziarie, di legge. Che cosa succede se nel caso quel ricorso presentato sul nuovo affidamento dovesse andare in favore di questa nuova cooperativa e dovesse subentrare questa nuova cooperativa al posto vostro? Cosa potrebbe accadere? Guardi, purtroppo lei ha dato un'informazione sbagliata, io non sono esperta di situazioni giudiziarie, io mi studio la situazione che stiamo vivendo adesso perché è di mio particolare interesse, ma non ho esperienza del campo, quindi cosa dovesse succedere? Penso che se questo ricorso vada a favore della nuova cooperativa, questa nuova cooperativa dovrebbe subentrare a noi, però poi va comunque discusso tutto con l'altro tutto questo passato che vuole in qualche modo tagliare. Questo va comunque discusso. Se dovesse vincere la nuova cooperativa, questo ricorso subentrerà, si dovrà fare un passaggio di cantiere, detto impropriamente così, insomma, la ricollocazione degli operatori e quant'altro, ma queste sono cose che vedremo non appena abbiamo notizie di questo ricorso. Dottoressa, per chiudere, dicevamo lavoratori e sindacati, lei è sempre in stretto contatto, mi hanno riferito, questo spero sia stata la notizia giusta, che comunque non manca mai la sua presenza qui sull'isola quando ci sono anche situazioni spinose come lo sciopero dell'altra mattina e noi ne possiamo essere testimoni della sua presenza. Cosa vuole dire a questo punto a fine telefonata a queste persone, a queste famiglie che ormai pendono da tutta questa situazione? Perché i muli litigano e i barili si rompono, per parafrasare un antico detto napoletano. Guardi, purtroppo le parole in questo momento sarebbero davvero superflue, nel senso io posso esprimere la massima solidarietà perché, ripeto, è una situazione che viviamo anche noi, non nello stesso livello, ma queste grosse difficoltà le stiamo avendo anche noi, quindi sono solidale anche perché noi stessi abbiamo detto, io lo ribadisco, se il servizio va avanti è perché questi operatori non si sono mai fermati nonostante le difficoltà, perché questo è un momento particolarmente delicato, ma ce ne sono stati altri. E gli operatori tutti non si sono mai tirati indietro, hanno portato avanti il servizio. Quindi, oltre alla massima stima, alla massima solidarietà, penso che qualsiasi parola detta adesso sembrerebbe come una presa in giro. Dottoressa, la ringrazio, la lascio al suo lavoro, benché difficile. Diciamo che ci aggiorniamo a dopo il 1º aprile per tentare di capire come evolverà, speriamo meglio, la situazione globale. Va benissimo. Buonasera, grazie. Ok. Buonasera, arrivederci.